si apre una speranza per i ragazzi alle scuole, nelle scuole delle Marche anche, e lasciano indietro un incubo durato troppo tempo. Sì, per molti, ma non per tutti. Penso alle migliaia di alunni disabili che non hanno l'insegnante di sostegno, penso alle decine di migliaia di studenti che oggi sono a casa perché mancano insegnanti, mancano i banchi, mancano le mascherine, mancano le mense, mancano gli scuolabus. Quindi la scuola è troppo bella, troppo importante, il futuro dei nostri figli, la formazione, l'impegno delle maestre, degli insegnanti, per lasciarla in mano all'improvvisazione, alla confusione, all'incapacità dell'Azzolina e di questo governo. Quindi se la scuola riparte è solo grazie al lavoro dei presidi, degli insegnanti, del personale scolastico e all'impegno delle famiglie che in molti casi si stanno portando la roba da casa, perché in 6 mesi il governo non è riuscito a dare nessuna risposta. Quindi ribadisco il fatto che questa settimana la Lega presenterà in Parlamento una mozione di sfiducia al ministro Azzolina, perché gli studenti, gli insegnanti, le famiglie, il mondo della scuola non merita questa confusione. Un'altra tour marchigiano, il suo, in una regione che ultimamente la Lega sta battendo molto e che apre di fatto l'ultima settimana che ci porterà tantissimi marchigiani all'Election Day del 20 e 21 settembre. La settimana più bella, più importante, vengo da Ascoli, sono stato a salutare alla Lube, che è uno di quegli esempi di imprenditori che hanno fatto di più e meglio dello Stato, perché la cassa integrazione l'hanno pagata gli imprenditori, non l'Inps o il governo, e sento tanta voglia di cambiamento, di rinnovamento nelle Marche. Dopo 50 anni il voto spetta solo ai marchigiani, quindi saranno loro a decidere domenica e lunedì, ma l'aria è buona, al di là dei sondaggi, che la Lega sia il primo partito di questa splendida terra laboriosa. Per me è una responsabilità e un'emozione, poi da settimana prossima vedremo di meritarci questa fiducia. Già ho una mezza idea di donne e uomini che potranno occuparsi di sanità, di agricoltura, di pesca, di artigianato, perché questa è una terra che non chiede assistenza, beneficenza, chiede lavoro, infrastrutture, possibilità di commerciare. Quindi sono ben contento che i marchigiani stiano dimostrando alla Lega tanto affetto. Un bilancio della giornata odierna di Matteo Salvini, leader nazionale della Lega, che qui a Pollenza è stato applaudito, ammirato e selfizzato. Sì, Valerio, qui a Pollenza, ma come tutto il resto delle Marche. Stamattina è stato ad Ascoli un bagno di folla che l'ha spinto a non mollare e quindi ad andare avanti. Qui avete visto con i vostri occhi qual è stato l'affetto e la carica che ci danno i cittadini normali. Come ho sempre detto anche precedentemente, questa è una rivoluzione che parte dal basso, è un cambiamento che viene dal basso, dal popolo, perché è stanco ormai di promesse, chiacchiere, parole dai soliti sinistroidi che nulla sanno garantire se non scurrili frasi di cattiveria, progetti di cattiveria e quant'altro. Salvini adesso andava a Iesi, anche lì un'altra meta importante, poi chiudeva questa sera a Urbino, per questo, per dimostrare che lui è attaccato alle Marche e che sicuramente il 20 e il 21 porterà una ventata d'aria nuova a un'amministrazione che anche qui partirà dal basso. Abbiamo visto i nostri candidati, oggi ha detto chiaramente che già ha in mente chi farà cosa, quindi questo è un buon segnale. Emanuela Addario, candidata al Consiglio regionale per la Lega, Salvini, è molto molto preoccupata per quello che accadrà nelle zone più importanti che hanno ricevuto il danno del sisma e che la sua proposta è stata già lanciata dai media e che oggi ci conferma attraverso la sua personale testimonianza con Matteo Salvini qui a Parco Hotel di Pollenza. Dunque, sono stata personalmente, ho scelto durante questo intenso mese di campagna elettorale di trascorrere gran parte del tempo nelle zone terremotate. È stata una scelta che mi ha aiutato fortemente a capire di persona quelle che sono effettivamente le criticità e tutto quello che la politica degli ultimi 5 anni non ha fatto. Proprio ieri ero tra le montagne di Visso, Castel Sant'Angelo, e con i cittadini non ho fatto altro che scusarmi e chiedere umilmente scusa
di tutto quello che non siamo riusciti a fare nessuno. È una vergogna, è veramente una vergogna che dopo oltre 4 anni questi posti siano ancora pieni di macerie, che non ci sia lavoro, che dei giovani allevatori 25enni abbiano voglia di rimanere nelle loro case, sul proprio territorio, ma che la regione e lo Stato non sia riuscito a intervenire fino adesso. I terremotati marchigiani non chiedono nulla, chiedono di poter lavorare e di poter ritornare alla normalità, di non essere costretti ad abbandonare le proprie case e il proprio territorio. Una signora che ha un negozio di frutta e verdura mi ha detto: non voglio l'affitto pagato di casa, voglio rientrare dentro casa mia. Allora io mi voglio prendere l'impegno di far sì che con il nuovo governo di centrodestra venga snellita tutta quella burocrazia inutile, che venga limitato o annullato tutto quello sperpero di soldi, di denaro pubblico, che non sta di certo aiutando la nostra regione.